Regà, buonasera, ma la sentite questa quest'aria nuova che Stare aleggia? l'aria nuova, l'aria del L'aria cambiamento. del cambiamento, la pulizia, Ehi, la pulizia. di quale pulizia Hola. stai parlando? Stiamo per caso Polizia. parlando della pulizia video? No, 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 che bella l'avevamo. e non è neanche la pulizia di Palermo. È una pulizia sonora, se così si Una può. pulizia audio, signore e signori. Ragazzi, noi stasera vorremmo aprire la live con dei ringraziamenti. Se ci sentite un po' meglio, è grazie a voi. Perché questo? Perché, come potete vedere, ragazzi, alzate tutti i vostri microfoni. Io pure ce l'ho, ma non l'ho No, non preso l'ha con me. preso con noi. Ragazzi, il mio microfono, quello di Borraccio e quello del Gabbro, è stato possibile averli grazie a voi, al vostro supporto. Come vedete, noi investiamo, reinvestiamo quello che il vostro supporto ci dà. In questo, ovvero una migliore qualità audio, una migliore qualità video, una migliore qualità in tutto ciò che possiamo. Quindi apriamo subito con dei ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno supportato, a tutti quelli che ci supportano ancora. Quindi grazie, ci sentirete. Adesso ci sentiamo molto meglio. Ora non potete più dire, ah, ma quello si sente male, quello si sente graffiato, quello si sente che ha un audio diverso. Non lo potete più dire ora. Ora siamo Gabri, tutti uguali. una cosa. Un grazie soprattutto a chi ha Discord che continua a fare blinkare le telecamere. Che schifo. Ah, quello non manca mai. Ormai è la Quindi prassi. vuole essere un incentivo sul finanziate ancora i ragazzi, così comprano un server proprio. Master Sì. Op, Nani? Solo qualche migliaio di euro ed è fatta, ragazzi. Zero blink di videocamere, perfetto. Quindi, Questo era un ragazzi, beat. Semplicemente grazie. Domo Master. Domo Master. Master. Dunque, ragazzi, detto questo, l'ultima volta vi ringrazio ancora perché veramente sono cose che ci fanno piacere. Questa sera iniziamo col secondo episodio di Baldur's Gate Descent into Avernus. Le cose si fanno un po' più invischiate nella storia principale della trama. Esatto, perché finora non si è visto praticamente un cazzo di Avernus, né di Ave né di Irnus, si è visto pochissimo. Abbiamo avuto proprio l'incipit, tanta. Veramente, hai Sì, voluto ancora non fare ho questa visto niente. battuta? Sì, è Il microfono nuovo, il questi microfono qua. nuovo. È il momento di tacere, dice Gabri nella sua testa. Sassi. Dunque, ragazzi, iniziamo subito. Borraccia, passiamo dalla nostra schermata di Talk alla nostra schermata Di di gioco. Roll20, di gioco, e iniziamo a rivivere l'ultima sessione. Ci troviamo nel 1494 CV, 2 anni dopo gli eventi di Dragonheist, nella città di Baldur's Gate. Quindi ci troviamo nel sud della Costa della Spada. Ci troviamo sul fiume Kjontar. Stiamo vivendo un'avventura che vede i nostri appunto avventurieri invischiati in qualcosa di strano. Che cosa è successo finora? Gli nostri avventurieri, i nostri tre protagonisti, Xirandar, un elfo Shadarkai proveniente dal piano delle ombre. Un monaco mezzorco chiamato Makal e un altro essere strano, perché è il personaggio probabilmente più strano esteticamente che io abbia mai visto, il nostro caro Solomon White, è un warlock devoto al Chiamato grande cucinare. antico, si sono trovati bloccati all'interno di Baldur's Gate. Perché? La vicina città di Elturel, una città santa, improvvisamente è scomparsa da tutte le cartine geografiche, dalla faccia della terra. Questo ha messo in allarme ovviamente tutti i paesi vicini, tra cui Baldur's Gate, che si è vista arrivare un'orda di sopravvissuti alle loro porte, alle sue porte. Questo cosa ha fatto? Ha fatto cadere nel panico la popolazione, che già era abbastanza iraconda contro il popolo di Elturel, in quanto pochi giorni prima, 10 giorni prima circa,
Ulter Revengard, il capo del pugno fiammeggiante, ossia la guardia cittadina mercenaria che sorveglia le strade di Baldur's Gate. Ahimè, nel momento in cui Elturel è svanita, lui si trovava al suo interno, convocato dal suo reggente, del reggente di Elturel. I ragazzi si sono prodigati a cercare più informazioni possibili, tanto da essere avvicinati dal capitano Zog, che adesso vi rimostro. Il capitano Zog, lui, sono stati avvicinati e gli è stata data una missione da fare, ossia mettersi in contatto con una sua spia, nella leggendaria, una delle più famose taverne di Baldur's Gate, la locanda del canto elfico. I ragazzi sono venuti a contatto con Tarina, che dopo averli consigliati e aiutati come meglio poteva, gli ha confessato di aver visto un passeggio molto sospetto. Movimentato, sospetto, vicino alla casa dei bagni. Questo passeggio è rivolto al culto dei tre morti, che sono le tre divinità Pain, Baal e Mirkul. Ho una domanda. Prego. Ma se sono morti, qual è il problema? Perché loro sono morti in quanto... Io non so se avete visto la rubrica dei Forgotten Realms, nell'episodio di Bane spiegava la storia di queste tre entità che poi hanno ucciso, o meglio, hanno tirato giù dal suo trono il vecchio dio della morte, per prendere il loro posto sono stati definiti i tre morti, in quanto erano compagni sin da una vita e sono ascesi a divinità. Baldur's Gate in questo momento caotico, appunto, è minacciato da questo culto che il capitano Zog pensava di aver eliminato, ma a quanto pare non era così. Prima di lasciare la sessione, abbiamo la taverna del canto elfico è stata pervasa da un canto, appunto, da un canto di un elfo che ha narrato degli strani versi che intonavano, che cantavano ad Elturel e al suo incontro degli Hellriders, la guardia dei paladini di Elturel, che incontravano una infernale orda. Penso che sia stato il miglior riassuntone che io abbia mai fatto. Sì, non hai saltato niente. Ma il recap è stato più lungo della sessione, a dirla tutta. Esatto. Ho una domanda stupida. Il cantato non l'abbiamo sentito in elfico, era in comune? Il cantato era in comune, sì. Sì, era in comune. Stando. Ok. Fantasma poliglotta. Dunque, ragazzi, voi siete la sessione si è chiusa all'interno della taverna del canto elfico, come potete ben vedere, e riprenderemo esattamente da qui. Le vostre informazioni portano alla casa dei bagni. Ok. Si trovavano vicino alle mura della città, a nord. Sì, si trovava verso nord. Perfetto. Ok. Adesso sono particolarmente più curioso quando ci muoviamo. Alan vi guarda che è lì vicino l'oste. Ma avete dato... Cioè, avete sentito che cosa è successo? Credo lo abbiano sentito tutti, Alan. Che meraviglia. Ancora non l'avevo sentito da quando sto gestendo questa locanda. Che meraviglia. Ti è sembrato davvero una meraviglia questo canto? Scherzate? È una cosa rarissima. Beh, è stato qualcosa di assurdo. Orco, come fai a non capirlo? Beh, non mi sembravano buoni presagi questo canto.
Chi se ne frega? È questa la cosa che mi ha un po' preoccupato. Non tanto per il canto in sé, quanto per le parole pronunciate. Tu non capisci, sono proprio queste le parole che dobbiamo seguire. Beh, se queste parole di cui parla il canto sono veritiere, non c'è nessun motivo per essere euforici, Solomon. Scusate, signori, non volendo, beh, un po' difficile, non ho udito la vostra conversazione. Avete parlato con Tarina, deduco, no? Sì. Avete ottenuto qualcosa di buono? Dovremmo dirlo a te? Beh, se... No, avete ragione, non mi dite niente, meglio che ne sto fuori. Gradite si qualcosa vede che sono o... tipo intelligente. No, per me niente, grazie. Voi volete prendere qualcosa? Voglio mettermi subito in marcia e dirigermi verso la casa dei bagni. E va bene. Buona giornata allora. Grazie mille, Oste. Ci alziamo. Ci dirigiamo verso la porta. Io do un'occhiataccia al tipo a fianco qui. Ok, me ne vado. E appena passi, sto tipo ti guarda per un attimo, è come se pensasse, poi dice e continua a scrivere. Bravo. Quindi vi regate fuori la locanda? Sì. Esatto. Ok. Sì. Che aria tira? Com'è fuori? Fuori, come potete ben vedere, c'è un'aria parecchio pesante. O meglio, diciamo che questa sensazione l'avete avuta da stamane. Fuori, notate una relativa calma. È come quando la calma preannuncia la tempesta. Vedete che ci sono molte persone in giro per strada, ma più che in giro, sono quasi sdraiate sulla strada. Sdraiate? Tipo sdraiate. Morti? Vedete che c'è gente malata, c'è gente che si rattoppa un posto da vivere come può. Che brutto. Molti di loro tossiscono, altri mangiano quel poco che trovano. Vedete una scena un po' anche disturbante a tratti. Vedete che c'è un uomo che... Sta provando a mordere la suola della sua scarpa. Sentite, provate a attendere l'orecchio, che tra i morsi digrigna qualcosa come... Questo pezzo di carne è dura! È duro questo pezzo di carne! Guardate, ragazzi, è pazzo! Che c'è? Non ti sentiamo, borraccia? Non vedo perché dovremmo giurire delle sfortune di quest'uomo. Non è pazzo. Non avete il minimo senso dell'umorismo, andiamo. Quell'uomo sta soltanto affrontando la povertà. Io capisco che la tua vita è stata una vita particolare, Solomon, è un po' combattuta, ma credo che tu non abbia mai toccato il fondo. Altrimenti queste osservazioni le terresti per te. Mai parole furono più azzeccate per descrivere quello che mi è successo, ma non ne parlerò a te. Andiamo alle terme o quello che sono. Sì, meglio. Avete idea di dove sia questo posto? Basta andare verso quella direzione. Mentre... Gli indico dove sappiamo. Mentre tu stai indicando, un ragazzino ti si avvicina. Signori, buongiorno! Vedete questo ragazzino con con dei capelli ricci. Signori, buongiorno, necessitate delle indicazioni? Posso portarvi in qualunque parte della città voi vogliate? No. Su, per una moneta d'argento.
È un ragazzino, ragazzino o un elfo? No, no, è un ragazzino, un ragazzino. Torna a casa, ragazzo, questo posto è pericoloso. Ma questa è casa mia, sono la guida migliore che potreste mai incontrare da questa parte della città bassa. Seguitemi, dove volete andare? Io vi porterò. Prendi un bronzo e smamma. Gli lancio una moneta di bronzo. Leviamo i tacchi. La prende, dice: oh, beh, non si rifiuta mai un pezzo di dente. Se ne va. Questa città non sopravviverà a lungo se continua così. Prima o poi la gente sarà stanca di sottostare e l'ordine verrà ribaltato del tutto. Vediamo di darci una mossa. Se è vero che dietro tutto questo c'è questo culto dei tre morti, faremmo meglio a trovare una soluzione in fretta, altrimenti finiremo nel marasma che si verrà a creare qui dentro. Grazie, Festo. Immagino non tarderà. Grazie, Festo. Questa situazione. Sbrighiamoci. Mentre camminate, buttate gli occhi a destra e a sinistra, vedete le più disparate delle situazioni, vedete man mano che andate verso nord la città inizia un po' a cambiare, a presentarsi in modo diverso. Una cosa che vi salta agli occhi è che la vegetazione qui dentro è davvero molto poca. Notate il grigiore degli edifici abbracciarvi come una morsa di un labirinto. Notate che gli alberi non esistono quasi. L'unica cosa verde che vedete è l'invidia dei poveri verso i vostri stivali, verso il vostro equipaggiamento, verso la vostra pancia piena e quella poca erbaccia che tra i mattoni riesce a crescere. Mentre state giungendo ad un incrocio, tu, Makal, noti che in un piccolo vicolo un uomo sta puntando un coltello alla gola a un nano che trema con le mani in alto. Ok. Vuoi fare qualcosa o passi avanti? Voglio ascoltare, voglio capire se stanno parlando, se si stanno dicendo qualcosa. Percezione. C'è un po' di casino in giro. Ok. Quanto hai fatto? 3. Ah. Sono sordo di culo. Provi a ascoltare, vedi che sta muovendo la bocca il malvivente. L'altro tipo muove la testa facendo cenno di no. Dopo poco tempo noti che il nano porta la mano verso il gatto vuole uscire. Porta la mano verso la sua sacca e fuoriesce un piccolo sacchetto. Il tipo lo afferra. Ok. Quanto sono distante da questa scena? 6-7 metri. Ok, faccio una, senza dire niente a loro, faccio una corsa verso questo tizio e provo. Okay. Sono in un vicolo oppure in piazza? Sì, in un vicolo che potrebbe essere grande 2 metri. Ok, quindi ok, voglio correre verso questo tizio senza dire niente a loro due. Ok. Dopodiché lo voglio prendere da qui, dal colletto. Ok. E sbatterlo al muro. Ok, un tratto vedete questa massa di muscoli verde che lascia la sua postazione. Corri verso il malvivente che si presenta come un brutto ceffo dalla barba incolta e dalle occhiaie ben evidenti. Riesci a prenderlo dal colletto posteriore. Ti giri e lo sbatti contro il muro. Cosa stai facendo a questo povero uomo? Fottere, bastardo! Prova a colpirti. Vai, Makal, spaccagli il culo! Okay. Sembra che non gli importa chi tu sia. Ok. Ti dà questo colpo con il coltello, ma gli afferri il braccio. Ok, lo tengo stretto e con la morsa provo a disarmarlo. Cosa stai facendo a questo povero uomo? Il nano ti guarda. Grazie, grazie signore, mi stavate rubando. Dagli il sacchetto. E sarei io la feccia.
il nano afferra il sacchetto dalla sua tracolla e ti lascia una moneta d'oro a terra. Grazie. Vedi, questo nano esce dal... Vedete questo nano uscire dal vicolo e scappare. Ok, dopodiché tipo gli do uno spintone e lo getto a terra. Bastardo. Non farlo mai più davanti ai miei occhi. O ti andrà peggio la prossima volta. Il lercio lo verrà a sapere. Un orco bastardo come te non passa inosservato. Se ne scappa. Hai visto Xiradan? Lui si è che ha le palle. Le palle? Raccolgo la moneta d'oro. Io vedo soltanto un atto scellerato e sciocco dietro questo suo impulso. Credevo che lui fosse quello calmo dei tre. Sei tu lo sciocco. Sì, non abbiamo già abbastanza nemici, abbastanza rogne. E dai, sto scherzando. Makal, c'è davvero bisogno di crearci nuovi problemi? Gran bel lavoro. E problemi vuoi che ci faccia un tipo del genere? Sarà lo scarto di qualche scarto di qualcuno. Preferivo e stava derubando un povero uomo. Derubata di qualche moneta piuttosto che noi ci trovassimo di fronte a qualche pazzo impazzito pronto ad attaccarci alle spalle magari. Quel tipo là ce lo mangiamo a colazione se dovesse osare andare contro di noi. Esatto. Ormai è fatta. Xiradan, e tu ti preoccupavi per quel tipo che si mangiava la scarpa, però gli fai questioni, gli fai... Solomon. Dici cose a Makal. Sì. No. Tu è diverso. Tu hai vissuto qui per parecchio tempo. Ah. Chi è questo lercio? Mi Maestro. Fai... tu sai benissimo chi è questo lercio. Ok. Allora, diciamo che il lercio è un tipo che chiamano così... probabilmente non è più lo stesso. Era un titolo che apparteneva a un vecchio, che era lo chiamavano il lercio proprio perché si diceva non si lavasse da anni e i suoi vestiti erano sempre putridi. Poi però era troppo vecchio, pensi che dopo un po' probabilmente se sussiste questo soprannome, probabilmente è stato ereditato da qualche altro pezzo grosso. Quindi è un pezzo grosso. Un pezzo grosso e a quanto pare ancora lo stesso pezzo di merda. Uno che gestisce cose losche. Esatto, sì. Probabilmente è un criminale, va. Un capo gang. Ok. Niente di che. Uno che gestisce affari loschi. Un pesce piccolo. Bene. Come volevasi dimostrare. Infatti. Buona sapersi. Comunque lo chiamano così perché non si lava. Storia vera. Beh, quello neanche tu, così spesso. Ricordati, per metà sono comunque un elfo. Diciamo che... E allora la metà fissazione. Che non si lava? È solo una chiappa, sai? Andiamo a queste dannate terme. Sì. Continua a camminare. Le strade diventano un po' più, diciamo... meno popolate da rifugiati. Sta avvicinando verso la parte esterna del quartiere basso. In lontananza, mentre comincia a farsi strada questa diversa aria, riuscite a scorgere in lontananza un grande cartello, come quelli americani quando ci sono le vendite, avete presente, che sono complicati. Sì, ok, sì, solamente in legno. In lontananza vedete questo. Notate che c'è una grande statua che si alza in un giardino che rovescia dell'acqua in una tinozza fatta in pietra, che è quella che potete vedere al centro dell'immagine. Notate che ci sono delle bancarelle che vendono frutta e articoli ittici. E lì vicino si nota anche molta gente che, uscendo dalla struttura, si stiracchia o alcuni sono che fumano una pipa lì davanti. Ma è di gente molto rilassata e tanto vapore uscire dalle ciminiere. Come sono vestiti?
penso benissimo. Sono vestiti abbastanza bene, altri invece sono semplici, sono anche sono semplici contadini, o contadini, scusami, cittadini. Non per forza sono tutti nobili. Vabbè, buono, vuol dire che comunque in parte sono accessibili. Sì, va bene. Comunque non ci sono mai stato tante volte qui, quindi... Sono diciamo davvero delle terme questo posto. Che cosa ti sembrano? No, ascoltami, scusami, non te l'ho detto, Solomon, non c'erano quando vivevi tu, West. Ok. L'hanno, probabilmente l'hanno aperto, l'hanno aperte dopo la tua... Dopo che ti sei spostato. Dopo l'allontanamento. Ovviamente, questo posto non lo conosco tanto bene perché... L'anno scorso non ero qua e lo dovrebbero avere fatto da poco. È proprio inutile. Proviamo a chiedere in giro, magari riusciamo a trovare qualche informazione utile. C'è tipo una bancarella di frutta? Sì, 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 ce ne sono. Mi avvicino verso una delle bancarelle. Ok, vedi che c'è una signora, un'anziana signora con un piccolo velo sulla testa che fa: comprate la frutta direttamente da Neverwinter, i boschi di Neverwinter col suo calore del vulcano. Il Monte Hope. La signora. Ok. Felice giornata, signora. Oh, buongiorno! Che bel ragazzone! Posso darti della frutta, caro? Mi ci avvicino pure io accanto a Xira. Certamente, queste mele sembrano molto saporite. Il suo colore è molto vivido. Raramente ho visto frutta così appetitosa. La signora salta in aria dalla sedia e su cui era seduto dice: oh, quanti complimenti, bello e anche gentile. Avrai molte donzelle ai tuoi piedi. Oh, beh, avessi qualche anno in meno. Quanta frutta ti do, tesoro? Ma io direi che qualche mela potrebbe andare bene. Perché? E se lei volesse anche farmi una cortesia, ci sarebbero giusto un paio di domande che avrei intenzione di farle. Tutto quello che vuoi, caro. Vedi che ti mette qualche 5, 6, 7 mele in un sacchetto, okay. In un sacchetto di la lascio fare. Di carta. Ok. Che cosa posso dirti? Dimmi, dimmi. Afferro il sacchetto, lo tengo con la mano sotto e gli dico: beh prima una moneta d'argento? Gliela do due. Oh, generoso, grazie. Gli dico: vede signora, stiamo cercando delle informazioni. Ci è stato detto che qui, questa casa dei bagni, c'è fin troppo movimento, specialmente la sera. Parlare di queste cose è pericoloso. Perché? Ti guarda, ha un attimo di... sembra ribrezzo nel guardarti il viso. Le hanno fatto qualcosa. Ti guarda e torna su di te, Xiradan. Gli hai fatto probabilmente paura di come della faccia che ha. Ci è stato detto qualche giorno fa di non fiatare su queste cose. Un uomo robusto, con la faccia deturpata, ci ha detto di stare zitti su quello che vediamo. Saprebbe dirmi se per caso aveva un vessillo, no, un tabardo, no. Abiti semplici con lui. Con lui dei corvi. Corvi? Due corvi sulla spalla. Mi viene in mente qualcosa? No. Io ripenso al corvo della locanda. Sì, è la prima cosa che ti viene in mente. Due corvi. E ditemi, esattamente, perché non dovreste parlarne? Non lo so, caro. Semplicemente la gente qui si è fatta più rara. Se non fosse per la casa dei bagni, non lavorerei neanche. E non voglio scendere nella città bassa. Lì mi hanno derubato per 4 volte. Questo mi dispiace. Ma mi dica, verso che ora inizia questo movimento? Mi dica soltanto questo, non voglio metterla in difficoltà. Io non lo so. Io non lo so, non so altro, giuro.
Vedi che abbassa la testa. Vorrei capire se sta mentendo. Ok. Fammi un'intuizione. Un'intuizione, classe difficoltà 10. Io invece voglio fare un. Persuasione. Ok, Solomon la riconosce. È una cosa a te molto, molto, molto nota. È paura, è sincera. Quindi non sa più niente. No. Io voglio fare un test di. Cioè, non dico voglio fare un test di persuasione, mi dici tu se devo farlo o meno. Sì. Io mi avvicino da lei e le alzo lentamente la testa dal mento, okay, con la mano, delicatamente. Sì. Le dico: signora, non abbia timore. Non deve andare contro la sua sicurezza. Mi dica soltanto, è una cosa che avviene tutti i giorni? Potremmo trovare quello che cerchiamo questa sera? Ti guarda, ti fa... alza le spalle. Xiradan è spaventato e non sa più niente. Già, è solo una povera donna che sta qui a vendere la sua frutta. Magari avete ragione. Grazie mille, signora. Sono sicuro che la sua frutta sarà splendida, come il tempo prezioso che le abbiamo dovuto portare. Che vi possa portare tanta salute. Grazie mille. Molte grazie. Ti guarda con un'aria di timore e poi si risiede. Prendo una mela e gli do un bel morso. Molto buona. Anche se poco pulita, ma molto buona. I miei occhi guardano in alto per qualche secondo, abbandonandosi a questo gusto e pensando: che spettacolo. Poi torno in me, ma rimpostando quell'atteggiamento un po' da duro. Ma com'è? È granulosa. Ma è buona, è quello che basta. Non trovavo frutta così saporita non so da quanto tempo. Vedi che andando verso le scale che portano al giardino fuori della casa dei bagni, noti che ci sono dei mendicanti. Qualcosa da mangiare, qualcosa per comprare qualcosa. Mi avvicino da uno di loro. Sì. Prendo un paio di monete d'argento, mm-hmm, e dico: mi inginocchio con le mani sulle ginocchia. Sì. Signori, volete guadagnarvi qualche moneta? Oh, diventeremo poveri. Sì. No. Sì. Voi state qui tutto il giorno, suppongo. Più o meno, finché ci sono soldi. Ditemi, avrete queste monete se riuscire a darmi qualche informazione utile. Senti, mentre tu parli, Makal, noti che ci sono dei corvi appollaiati sulla statua e su alcuni stendardi che mostrano l'icona di un cerchio con del fumo, icona della casa dei bagni. Li guardo incuriosito. Sono soltanto appoggiati lì? Sì, sono appoggiati lì che starnazzano. Altri corvi. Sì, Radonna. Cosa dobbiamo fare? Ditemi. Ho saputo che qui di sera, o comunque nella notte, spesso avvengono degli strani movimenti. Sapete dirmi qualcosa al riguardo? Oh, si guardano due di loro. Sì, io ho visto qui dei brutti ceffi girano la notte. Shh, abbassa la voce, idiota. Non vedi che è pieno giorno? Ah, non mi interessa. Questa città mi ha fatto patire troppo la fame. Passano dei brutti ceffi la notte con un cappuccio nero e la faccia completamente annerita dalla cenere. Senza parlare di quei bastardi che con quello scudo rosso che stanno davanti alla porta. Ehi, sta zitto, ci vengono a cercare. Ah, che lo facciano pure. Una moneta adesso. Ho fame.
mi dica l'ultima cosa, gli do mentre le monete. Questa gente si reca proprio lì dentro. Sì, sì, un tipo con la pelle scura e i capelli bianchi li fa entrare e non so cosa succede, però le voci che mi dicevano è che quel tipo dalla pelle scura lì, non mi ricordo come diavolo si chiama, aveva un nome strano non ho idea, e praticamente sto questo tipo qui... li fa entrare di nascosto e poi non escono più fino all'indomani mattina. Non so che diavolo succede là dentro. Ma ora per favore, una moneta. Sì, sì, gli do le due monete e faccio, va bene. Le informazioni che ci avete dato sono anche abbastanza. Hai visto? Andiamo a comprare qualcosa da mangiare. Si alzano e scappano via. Siradan, hai scoperto qualcosa? A quanto pare la notte qui c'è fin troppo movimento. Complimenti, Xiradan. Hai appena condannato 3 persone. Beh, se salvarne molte altre può servire a qualcosa. Sarà un prezzo da pagare. Passami una mela. Tieni. Grazie. Che volete fare, ragazzi, quindi? Volete andare verso la casa dei bagni? Io direi... Sì. Che ore sono, più o meno? Ok. Sono circa le 6:30 del pomeriggio, 7 quasi. Ok, e allora tra poco teoricamente dovrebbe fare un buio. Sì, okay. non è pieno, è piena, è quasi inverno, quindi sì. Mi avvicino da loro, cercando di isolarci un po' dal resto della gente che c'è lì. Ok. Faccio, beh, signori, abbiamo 2 possibilità. O ci addentriamo dentro i bagni adesso, cercando di altre informazioni, o magari cercando di intrufolarci non dando nell'occhio, o aspettiamo qui qualche ora, aspettando che questa simpatica gente incappucciata si faccia viva. Cosa proponete? Io mi secco aspettare. Questa è una bella domanda. Bella domanda, non c'è neanche da riflettere, non voglio aspettare. Certo che c'è da riflettere. Bisogna pensare se dovessimo entrare cosa potrebbe aspettarci dentro. Pensare per gli stupidi. Pensare ti aiuta a vivere. Ah, questi bagni sono proprio rigeneranti, già. Ogni tanto bisogna staccare dalle urla delle mogli. Delle persone vi passano accanto. Beh, a quanto pare la copertura è solida, se la gente non sospetta nulla. Già, potremmo entrare dentro e fare un giro giusto per capire com'è, sì, la struttura. Troviamo qualcosa. Potrebbe essere utile. Magari ci cacceranno loro nel momento in cui arriveranno gli ospiti. Quindi non vogliamo aspettare, vogliamo entrare dentro, giusto? Faremo come desideri, Solomon. Entreremo subito, sei contento? Oh, sì. Beh. Anche perché, e ve lo dico così, visto che non capite che aspettare e pensare effettivamente da stupidi, perché le soluzioni arrivano in testa subito. Se noi entriamo e ci facciamo un giro in questo momento, e poi... decidiamo di uscire fuori e di aspettare, ci riconoscerebbero tutti. Farò finta di aver capito cosa hai detto. Nel senso, decidete appunto se vogliamo entrare oppure se volete fare come dite voi, aspettare. Entriamo. Entreremo, poi eventualmente usciremo fuori ad aspettare. L'importante è che siamo tutti d'accordo sul da farsi. Ci avviciniamo. Giungerete qui. Riuscite a vedere, oltre la palizzata di legno e pietra, un giardino. Un giardino che è composto da delle piccole fontane e delle piccole panche e dei cespugli pieni di fiorellini di colore giallo e viola. Il cancello è aperto, è quello davanti a voi. Potete muovere i vostri personaggi.
Qui vedete che l'edificio presenta delle finestre gotiche, quindi alte. Mm-hmm. E l'edificio è fatto in mattoni biancastri. Ok. Signori, entriamo. Vediamo un po' cosa c'è. C'è qualche persona magari all'ingresso? Qualche... Entrate e man mano che voi vi spostate io vi dico cosa vedete. Ok. Io ho aperto i cancelli e sono entrato dentro, sì, questo genere. Sì, sì, è già aperto. Notate che ci sono delle persone sedute qui e anche qui da queste parti che stanno parlando. Una cosa vi giunge all'orecchio, una cosa che la sentite perché qui c'è relativa calma. Un uomo e una donna, l'uomo sembra che ci stia, che stia amoreggiando con la donna, dice: lo sai tesoro, queste... Io conosco molto di questa città, soprattutto chi possiede chi. Queste terme una volta appartenevano a un certo Zorban. Era un tipo molto influente, ma poi è scomparso per un po'. Dicevano che era andato a caccia di una persona e che la bramava vendetta, una cosa del genere. Dice che le ha vendute per pochi spicci, sai. Questo tipo è parecchio strano. Mai sentito questo nome? Sì, sì, l'avete sentito sto Zorban. La scorsa sessione. Giusto. Dovrebbe, per caso, il cavo, il generale. Mi pare che era il tizio del cognome. È il tizio del cognome. No, quel, il superiore. Non era quello il nome. No. È il tizio del cognome. Okay. Ah, ok. Ok. Però non l'abbiamo sentito. Allora l'hai sentito solo tu, perché la storia di, del cognome l'hai sentita tu. No, me l'avevo raccontata, non mi ricordo. No, perché no, è partito subito. No, però ve l'avevo menzionato questo Zorge, cioè questo Zorban. Cognome, sì, grazie, Zorban Buckler diceva. Sì, 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 no, io infatti poi gli ho detto non è un... abbiamo già tante cose da fare, lasciamo perdere. No. Ok. Zorban Buckler. Sì, avevate sentito. Quindi sì, a te ti torna in mente principalmente. Sì. Inizio a camminare lungo questo vialetto. Notate che qui c'è un'altra fontana. Questa fontana, diversa dalle altre due, mostra un vaso tenuto in aria magicamente, sta voleggiando in aria, che da cui esce dell'acqua continuamente. Mm. Sotto il vaso c'è, alla base della fontana, c'è una, un'iscrizione con scritto Casa dei Bagni. Mm. Ok. Noti che qui c'è una porta. Dov'è? È il portone d'ingresso qui. Eccoci ragazzi. Mentre continuo a mangiare la mela. Quindi sei sicuro? Entriamo. Sì, sì, entriamo. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata dentro. Ma entrate dunque. Sì. Non è che si faranno problemi per tre tipi strani come noi. Perché dovrebbero. Ci entra chiunque, a quanto abbiamo capito. Se si faranno problemi vedremo di capire e risolvere la situazione. Aprite le porte? Sì. Aprite le porte dei bagni. Davanti a voi una coltre di vapore copre questo scenario. Vedete che vi sono diverse piscine interrate, mentre il fumo aleggia per tutta la stanza. Al centro una grande vasca e tutto è ornato a modi romano, ecco. La calura si sente, ma insieme al fumo potete assaporare quasi... Sembra di averla lì, a portata di morso, un profumo di mirtillo misto a frutti di bosco. I saponi si mischiano al calore. Per terra un mosaico meraviglioso orna tutta la stanza, che davanti a voi è illuminata da vari tabernacoli e candele volanti. Proprio lì, in mezzo a queste arcate, si avvicina un uomo. Prego, entrate. Un uomo che si presenta immediatamente. Signori, è un piacere avervi qui. Il mio nome è Habaz Androvien. Al vostro umile servizio. Benvenuti nella casa dei bagni.
Come posso oggi alleviare le vostre stanchezze? Capisco che Baldur's Gate attualmente non è dei più ospitali dei luoghi. Come funziona qua? Sì. Se per esempio volessi stare qua un'ora, quanto dovrei pagare? Mio caro ospite, offriamo diversi servizi. C'è la sala dei massaggi, vi sono le piscine e inoltre vi è una meravigliosa vista sulla parte alta della città qui nel nostro giardino, di cui potrà usufruire tra una sessione di rilassamento e l'altra. Per stare alla casa dei bagni un trattamento costa 5 monete d'oro. Ovviamente se siete in gruppo posso... sono autorizzato a farvi uno sconto. Possiamo fare sconto comitiva. Una risata fintissima. Come ilare lei. Si vede subito che è un tipo di un certo calibro. I suoi vestiti sono al di sopra, un po' così sopra le righe. Adoro i tipi come lei. Come vede anch'io mi vesto sopra le righe. Ha tolto le parole di bocca. Per voi oggi, data anche la vostra simpatia, potrei scendere a 3 monete d'oro l'uno. Ma mi dica, nonostante la tarda ora, quanto potremmo rimanere qui? La casa dei bagni rimane aperta fino alle 10 della sera, dopodiché chiude. Ok, perché no? Mi va di fare un bagno. 3 monete d'oro fino a stasera alle 10, quindi. 3 monete d'oro e potrete usufruire di tutti i servizi, tranne i massaggi. Quelli ci vuole un piccolo extra di 5 monete d'argento per ogni sessione. Chi fa i massaggi? Oggi vi sono delle mani meravigliose. La nostra Kirmila si prenderà cura di voi con estrema attenzione. Okay. Non mi dispiacerebbe rilassarmi un po'. Prego, ragazzi, allora. Io sono d'accordo. Per me pure. Direi. Guardo questo tizio. Faccio. Alla fine stiamo investendo per il nostro benessere, no? Mai, mai, mai risparmiarsi sul benessere. E sia. Prendo le 3 monete. Per la mia quota, 3 monete e 5 d'argento. Pure io. Di tutti i massaggi vogliamo fare? Io me lo sparo. Se volete usufruire dei massaggi, uno alla volta, verrete chiamati non appena la sessione finirà. La sessione di massaggi dura all'incirca 20 minuti. Più che sufficienti, oserei dire. Assolutamente, sì. Gli dei avranno invidia di lei di quanto starà bene. Beh, Xiradan, se vuoi puoi iniziare tu. Magari io e Solomon andiamo a farci un giro, perdiamo un po'... Carissimi, lasciate che vi accompagni agli spogliatoi. Potrete cambiarvi e godere delle piscine interrate, riscaldate e aromatizzate con la nostra... oasi di profumo. Non vedo l'ora, infatti. Che stiamo aspettando? Prego, seguitemi. Ok. Faccia strada allora, buon uomo. Seguiamo il tizio. Vi porta all'interno di questo piccolo stanzino. All'interno di questo stanzino vi è un tavolo su cui sono appoggiati vari capi di abbigliamento. Probabilmente riuscite a capire che si tratta dello sgabuzzino. Vi passa degli asciugamani. Prego, potete cambiarvi qui. Potete lasciare i vostri effetti personali. Sì. Suppongo che non si possa fare il bagno vestiti. Ma che commento arguto. No. Sbrigati. Ma scusate se mi permetto, sembrate degli avventurieri, o sbaglio? Cosa te lo fa pensare? Beh, il vostro equipaggiamento lascia parecchio a... non lascia parecchio... parecchia scelta... parecchia... Ma... passa parecchio riservato. Ma non hai detto tu stesso che per ora Baldur's Gate è un posto abbastanza pericoloso?
È vero. È normale che siamo vestiti così. Ed è normale che ci portiamo certe cose addosso. Immagino che veniate assoldati spesso. Ogni uomo ha un suo prezzo. No? Siamo qui per un massaggio, non per stressarci con discorsi inutili, signor... No, non è inutile, avete ragione. Beh, chiedeva solo un'informazione, perché comportarsi così male? Tolgo la mia pseudo pelliccia. Non serve che mi diate spiegazioni. Vado ad avvertire la vostra massaggiatrice, signor... Siradan Darkmoor. Solomon White Macall. Vi attendiamo, signor Xiradar, vi attendiamo nell'altra stanza. Mi seguo. Certo, signor Xiradar. Ok, voi che fate intanto che lui si recherà dai massaggi? Allora, sì, torno subito mentre loro... Va bene. Voglio effettivamente farmi un bagno. Beh, ok. Non mi dispiacerebbe, anche se non siamo venuti qui per questo. Uscirete nello spiazzale con le piscine. Notate una cosa particolare che vi dà, che vi colpisce subito. In questa piscina qui vi è una donna. Ah, ma quindi non è una ci donna. Sono altre persone. Sì, ci sono altre persone qua dentro. Vi è una donna che la cosa che vi colpisce è una che non è umana e non è neanche di un'altra razza che voi conoscete. Si presenta così. Che gnocca! Ok, perfetto. Vedete che la sua pelle azzurra ha un leggero velo, proprio di seta, che lascia intravedere le sue forme. Si sta rilassando con questi capelli azzurri su in questa vasca. Okay. Io ho concezione dei forme di vita elementali, no? No. Ma è, cioè, nel senso, alle terme si va svestitini o con i costumini? Lei semplicemente ha ha addosso questo telo che non riesce a vedere le sue forme femminili, bensì si riesce a vedere, è un effetto vedo e non vedo. Mamma mia. Ok, andiamo a cambiarci e torniamo qui. Okay. D'accordo. Perfetto. I massaggi, sì. Ok, ci cambiamo. Arriviamo là e ci mettiamo nella vasca. Le cose le appoggiamo nello sgabuzzino? Mm-hmm. Le cose le appoggiate nello sgabuzzino, sì. Ok. Ok, e mentre voi... Io penso che andrò nell'altra vasca, Solomon. Fai come vuoi. Entrate. Problema. Ognuno in una vasca diversa. Entrate, invece, Xiradan si reca con il Yabaz. Con Yabaz si reca in questa stanza. Yabaz entra e ti presenta ad una donna. Questa donna si presenta in questo modo qui. Ti guarda con un'espressione seria, quasi smorta. La trovi quasi triste. Mi fa: signor Xiradar, lei è Kirbila, la nostra massaggiatrice. La farà le terrà compagnia e le farà i massaggi per 20 minuti. Dopodiché la prego di avvertirmi e Kirbila verrà da me a confermarmi l'avvenuto lavoro. Buon rilassamento. Esce fuori. Ok. Aspetto che lui esce. La donna ti fa un saluto con la testa, fa: buonasera, il mio nome è Kirmila, sarò la sua massaggiatrice. Prego, si accomodi.
Salve. Sì, mi adagio sul lettino. Ok. Prende una specie di vasetto da cui fuoriesce della crema e inizia a spalmartela sulle spalle. Le sue mani sono molto leggere, sono delicate, passano sui tuoi dorsali con estrema attenzione, non tralasciando neanche un centimetro. Mm-hmm. Mentre ti sta massaggiando, dice: preferisci una pressione più forte o va bene così? Va benissimo, Carmila. Devo dire che il tocco delle tue mani è leggero, ma non sembra lo stesso per il tuo cuore. Nel tuo sguardo c'è un alone di tristezza. C'è qualcosa che ti turba? Non sono autorizzato a parlare con i clienti. Beh, diciamo che questo renderebbe il trattamento più piacevole. Sai, anche io non sto passando un bellissimo momento. Magari sto soltanto facendo delle errate supposizioni, ma difficilmente uno sguardo come il tuo non ha nulla, non nasconde nulla dietro. La prego, non mi metta in una cattiva posizione, la prego. Non è mia intenzione. Se in qualche modo la sto turbando, chiedo venia. Se fosse per me, scambierei volentieri due parole con qualcuno. Ma ho paura che mi sentano, non voglio rischiare. Per ora il lavoro a Baldur's Gate è difficile da trovare. Ne so qualcosa, sono rimasto chiuso qui. E non riesco più ad andarmene. Sai, Kirmila, credo di avere un forte dolore qui, dietro l'orecchio. Magari potresti darmi una mano. Procedo immediatamente. Comincia a passare il pollice dietro il tuo orecchio. Senti che questi massaggi ti stanno rilassando molto. È molto brava. Senti ogni tanto dei sospiri. Mentre lei è vicina, che è il motivo del perché io ho detto questa cosa dell'orecchio, le dico sussurrando molto piano: per caso ti trattano male o c'è qualcosa che non va? Appena dici ti trattano male, lei dice: no, ma cosa? Si getta un po' all'indietro e fa cadere dei vasetti. Le afferro subito il polso delicatamente. Ci scusi. Non preoccuparti. Non volevo intimorirti né tantomeno suscitare una reazione di questo tipo. Mi rimetto lentamente giù e dico: sono una persona che non ama vedere questa tristezza o il prossimo che viene trattato come non merita. Siamo tutte creature, figli dello stesso Dio, e credo che tu, se hai bisogno di aiuto, anche solo parlarne potrebbe aiutarti. Ti guarda. Ma è una tua libera scelta. Ti guarda, va verso la porta, questa porta qui. Dà un'occhiata fuori e la chiude. Chi diamine è lei? Perché mi fa tutte queste domande? Ho avuto una vita travagliata e il tuo sguardo l'ho visto riflesso su ogni superficie riflettente che incontravo. Riconosco qualcuno che non si sente al suo posto, e se in qualche modo anche solo parlarne o ascoltare l'esperienza di qualcuno può tirarti su di morale, prendi anche questa opportunità. Ma sei tu a dover scegliere, non voglio metterti in difficoltà, e mi metto con la testa tra le braccia mentre sono disteso. Persuasione, hai vantaggio. Mamma mia, Morgan, ma tu ricorriamo al culo supremo con le figliole, sia mamma vai. Sì, proprio scegli 12 e 12. Ti però guarda. Non posso usare il fisico perché sono bello tosto, invece del carisma. Ti guarda. Io non so che cosa vuole lei da me. Se è qui per me, ma se è qui per non ho idea. Se è qui per altri affari, sappia che
non parlerò. Mi rivolto. Dopo un po' si gira verso di te. Non parlerò senza un incentivo. Il suo sguardo è cambiato. Hai capito, Lurda? Allora, io che pensavo ci fosse l'happy ending in questo. Bravo, capito? Ho detto ora gli scartellini. Molto male. Dai! Comunque mi alzo, mi metto a metà busto, esponendo la mia muscolatura e la mia... Le costerà, signor Elfo. Non mi prenda per una sprovveduta. La mia vita non è facile, ma non sono neanche scema. Non era affatto mia intenzione questo, ma... Se pensi che in qualche modo le tue informazioni possano dare una mano a questa lerce città ad uscire dal suo nauseabondo fetore, a me non me ne importa, a me non me ne importa niente di questa città. A me importa stare e stare bene in questa città. Per me possono anche finire tutti quanti sotto la stessa luce che ha ucciso, che ha fatto seppellire Elturel, non mi interessa. Il mio sguardo cambia un po' a questa frase. Vuole informazioni. Si stacca il piercing. Si stacca il piercing dall'orecchio e dal naso. A un certo punto vedi che allunga il piercing e i pezzi di ferro rivelano una specie di garrotta. Di garrota. Ok. Ok. Le mette così, fa tipo un nunchaku, e la sto avvertendo. Non mi costringa. E perché mai dovrei? Le ho soltanto cercato di offrire un orecchio amichevole. Credo che il suo superiore non sarà così felice di sapere che mi ha minacciato senza nessun tipo di ragione. Volevo soltanto chiacchierare con lei, e lei invece sta ricorrendo a un atteggiamento ostile. Non ci vuole nulla che io mi dia un pugno in faccia e mi faccia un occhio nero. Non è la prima volta che mi picchiano. E Javaz sa bene che i clienti lo fanno. Mi rimetto disteso in maniera tranquilla e stoica e dico: beh, non sarò certo io a picchiare quel viso. Se vorrà farlo, lo faccio da solo. Senta. E mi metto con le braccia così. Senti. Vedi che comincia a darti del tu. Senti, troppi giri di parole. Sei bravo a parlare tutto quello che vuoi, ma ho delle informazioni se cerchi quello che penso. Ma ti costerà almeno 2 monete d'oro. E cosa pensi che io stia cercando? Mia cara ragazza dallo sguardo tetro. 3 tizi entrano armati qua dentro. Di cui uno. C'è parte della gente qui. No. Se entrano armati, con le armi, non con le domande. Qui la gente fa poche domande. Qua fa richieste. Non sono il tipo. Appunto. Ecco perché. Basta con sto microfono, please. Non lo sto toccando. Avresti preferito che ti avessi avanzato delle richieste? Avresti preferito che ti guardassi come fossi un oggetto, come fanno tutte le persone che entrano qui dentro? Ma cosa vuoi che me ne importa? Una volta uscito da qui, avresti disputato sul fatto che tu stia svolgendo un lavoro che non viene riconosciuto quanto tale. Ma chi vuoi che me ne importi? Pagami. Prendi le informazioni e vattene. Non siete interessati ad altro. Ognuno cerca di cambiare questa città come può, ma poi va a non capir nulla. Vuole informazioni? Posso aiutarti. So che stai cercando il culto dei 3 morti. E sei nel posto giusto. Ma non troverai mai l'entrata al loro covo. 2 monete d'oro. Che tedio le vostre futili scaramucce. Okay. Mi alzo. Mi tengo bene il lenzuolo. Mm-hmm. Mi avvicino da lei. E mentre ha ancora questo coso in mano, le avvicinò delicatamente una mano sul volto. Appena lo fai... Proprio calmissimo, faccio capire che non ho nessun tipo di atteggiamento. Appena lo fai, ti alza la mano. Forse non mi sono spiegata. Toccami. In qualunque modo.
e ti taglio la gola. Mi dirigo verso l'uscita. Prima di uscire mi volto lentamente. La porta è chiusa. Non si può aprire? La chiave ce l'ha lei. Me lo dicevi prima, ritiro questa scena. No, vabbè, vai verso la porta. Se vai verso la porta la trovi chiusa. Faccio con la maniglia, vedo che è chiusa e faccio... Credo che il massaggio doveva servire a rilassarmi. No, lei non uscirà qui dai prima dei 20 minuti. Ogni volta che un cliente esce insoddisfatto, o prima dei 20 minuti, mi becco un rimprovero e non mi va. Oh, pagami. D'altronde dobbiamo vivere tutti a Baldur's Gate. Vuoi la chiave? Prendila. Ti toccherà aggredirmi. Vedi che a un certo punto la mette dentro la veste. Ti ho solo chiesto 2 monete d'oro. Una cosa che ti serve. Non saprai mai dov'è l'entrata al passaggio segreto. Stai dando tante di quelle informazioni senza neanche pagarti, che tu non te ne stai neanche rendendo conto, mia cara signorina. Cosa ti ho detto? Credi che c'è un passaggio segreto? No, mi hai dato conferma che qui si svolge un rito, che arrivano delle persone che fanno parte di un culto chiamato il culto dei tre morti, e che c'è un passaggio segreto che non è facile da trovare. Vuoi chiamare... Tutte queste informazioni sono molto valide. Vuoi chiamare il pugno fiammeggiante? Spesso. Non ho intenzione di chiamare quei cani rognosi. Ti ho già detto quali sono i miei intenti, ma tu non vuoi credermi. Vuoi delle monete d'oro? Eh sì, te le darò, ma non mi servono neanche le tue informazioni. E invece te le darò. Io non voglio risentimenti. Nessun risentimento. La mia offerta di aiuto non era semplicemente un escamotage per cercare di tirarti fuori delle informazioni gratuite. Sarei stato ben lieto di concederti quello che serviva già dal primo momento in cui ti ho visto. Quando ti guarda. Sei libera di non credermi. Non sei dovuta. Tenuta a farlo. Sono sincerissima in questo, Va bene. Vuoi che mi fidi? Ok, mi fido della tua buona volontà. Una moneta d'oro. E le informazioni saranno tue. Oh, beh, non le rifiuto di certo. Però promettimi una cosa. Dimmi. Oltre le informazioni, se c'è qualcos'altro che non va, fammelo sapere. Come ti ho già detto, ho troppi risentimenti sulle mie spalle. E non c'è nulla. Vedere quello sguardo su qualunque creatura, specialmente se si tratta di una donna. E sembra averne passate tante. Non c'è nulla che non vada. E il resto non sono affari tuoi. Prende la moneta che gli porgi. Le monete che gli porgi. Ne do 3. Va, si sposta qui. A un certo punto dà 3 colpi sulla roccia. Prende la stessa chiave e la inserisce in una mattonella. Era così facile. Aspetta, vedi che nella mattonella non c'è una serratura. La inserisce così. E vedi che a un tratto sparisce un muro invisibile. Era un'illusione. Qui dentro. Chiama i tuoi compagni. Così, subito. Aspetta, chiama i tuoi compagni. Distrarrò Jabaz. 3 monete d'oro valgono ben più che una semplice informazione. Voglio crederti, gigante grigio. Voglio crederti e magari cambia qualcosa. Anche soltanto aver portato il dubbio nella tua certezza di non poterti fidare è già una mezza vittoria per me. Tutta la filosofia che vuoi, vagli a chiamare, sbrigati. Vado ad aprire la porta e cerco il loro sguardo. Aspetta. Un gesto. Fa uscire prima me. Vedi che la donna fuoriesce dalla stanza e va vicino a Jabaz.
Voi due che siete state rilassando sulla vasca, questa cosa avviene circa in 3-4 minuti. Vedete che questa donna esce da... Ma non è vero. Cosa? Ma non è vero. Che cosa? Ne sono passati almeno 10. Dico, in così poco tempo succede tutto questo? Tutto questo? Sì, va bene, nel avete senso... Avete fatto tipo i plum cake nella... Cosa? Vabbè, allora aspetta, cosa volete fare? Non lo so, volevo vedere che cosa c'è. Ah, ok, va bene, scusa, avete ragione. Un attimo. Avete ragione. Poi se non era importante la saltiamo. No, avete ragione. Mentre questo accade, voi due siete a mollo nella vasca, mentre Jabal gira per l'edificio. Ok, Solomon, cominciamo da te. Ah, ti stai divertendo laggiù? A chi stai parlando? Alla penso alla con tipa... me stia parlando. Macalla, sì. Ok. Da impazzire, l'acqua è Bravo. Splendida. Ogni tanto mi giro per vedere se l'essere mi sta guardando. No, sembra aver gli occhi chiusi e le branchie che è molto rilassate. Sembra quasi stia dormendo. Mon cher. Un tipo che è con te nella vasca, questo tipo qui, dice: ehi. Ehi. Io ho già capito. Cos'è? Ti interessa la Sawakin? Ah, ho capito tutto. No, non più. Ehi, vengo da Alexir. Ma calmo, non sta mica con me. Ok. Vedi che questo tipo si alza dalla vasca e fuoriesce. Si avvicina, prende un telo per terra, se lo mette indosso, e si avvicina al tuo orecchio. Ehi, alle Sawa che mi piacciono le battute sui fiori. Provaci. Scusi, signorina. Vedi che questa tipa si alza la testa. Ho una domanda. Questo tipo qua dice che vi piacciono le battute coi fiori. È vero? Si è allontanato il tipo, Quel tipo che se ne sta andando. Non parlo bene la tua lingua. In elfico? Vedo se mi capisce mentre parla in elfico. Sì. Ti fa così con la testa. Va bene. Il mio nome è Oshala. Il mio è Solomon. Ti abbassa la testa, Paolo. Hai delle belle orecchie. Molto, molto belle. Grazie. E anche un particolare colore della pelle. Non l'avevo mai visto. Il mio corpo viene dal mare. Sai, in qualche maniera pure il mio un po'. Ti fa un sorriso. Vabbè, mi sembra inutile. Non fa niente. Mon cher, è stato un piacere. Vado da Macal. Ok, Macal, tu sei seduto e di fronte a te ci sono tre uomini e due donne. Ok. Che un uomo e una donna sembrano stare assieme, sembrano sposati, mentre gli altri tre discutono di questioni. Ok, ma più o meno di cosa stanno parlando? Vedi che una di loro dice: ehi, avete sentito quella storia bizzarra? Anzi, aspettate, vi faccio una domanda. Dicono: dimmi. Vedi che sono due uomini, appunto, la donna sembra un'elfa. Uh-huh. Allora, se voi aveste una villa,
La vendereste mai a una moneta d'oro? Eh? Ma sei pazza? Ma sei serio? Dai, una moneta d'oro, chi è il pazzo che lo fa? Beh, no. Sapete che c'è uno che l'ha fatto? Chi? Chi? Allora, a Neverwinter c'era un certo Buckler che praticamente aveva una villa e dopo che il figlio è stato ucciso ed è riuscito a rubargli l'identità, questo tipo si dice che la sua vecchia villa l'abbia venduta a una moneta d'oro. Ma chi? Aspetta, ma Buckler chi? Quello che sta alla città alta? Sì, lui. Dicono che l'abbia fatto. Ah, ma quando mai? I nobili non farebbero mai una cosa così stupida. Ma a me risulta di sì, invece. Questa storia Neverwinter è diventata famosa. Una villa, una moneta d'oro. Cazzo, io ne do tre che mi prendo mezza città, allora. Senti queste cose, Macall, che stanno parlando. Mi sembrano discussioni abbastanza futili, nonostante abbiano nominato il tizio Buckler. Quindi un po' cerco di dare ascolto se dicono altro, però non mi sembra molto interessante come cosa. Per il resto mi guardavo intorno, soprattutto tenevo d'occhio Solomon, vedere cosa stava facendo. Mentre ti stai girando, vedi che Solomon si siede accanto a te. Ah, compare, le donne, chi le capisce? Io sicuramente no, non capivo, provavo a parlare, ma poverino. Com'è che si dice in questi casi? Hai fatto buco, come... In acqua, perché siamo nelle piscine. Sì. Non è divertente per niente. Un buco nell'acqua, sì. E vabbè, dai, evidentemente non era quella giusta. Che intendi? Beh, non sarà di certo l'unica donna esistente al mondo. Chissà quante ce ne saranno, no? Non capisco che cosa stai provando a dire. Pensavo, onestamente, che fosse una prostituta. Ehi, tu! Vedi che ti indicano, Solomon. Tu! Uno di quegli due uomini davanti a te. Scusami. Tu sei Solomon White? Chi è che lo chiede? Vedi che questo tipo dice: Raima non è lui. Diamine, è Solomon. Vedi che questa tipa che stava poco prima ridendo ti guarda e dice: Solomon, ma sei tu? Diamine, ma dove eri finito? Il Baldur's Gate non ti si è visto più. Vedi che questa tipa, vedi che non ti ricorda. Fai un tiro su saggezza. Mamma mia, che chissà. Ma io l'ho chissà vista cosa. La locanda elfica l'ho vista. Non era l'hai mai vista. No. 18. Può essere. 18 ho fatto. 18. Ti ricorda questa tipa? Era una tua vecchia vicina. Che poi tu hai. È andato via e siete persi di vista. Sì, me lo ricordo. Ancora facevo il falegname. Solomon, ma come stai? Che ti è successo al viso? Che mi è successo al viso? Non che ti è successo al tuo di viso? Sto scherzando. Niente. Aria di mare. Il mare? Sì, il mare. Ti guarda, ti fa un sorriso molto molto timido. Mia sorella sarebbe felice di vederti. Ricordi che ha una sorella gemella? Ah, ecco perché l'hai vista alla locanda, Morgan. Ah, ok. Buono a sapersi. Che sì. Mi vuole dire? Nulla. Solomon, va tutto bene? Sì. Solo, benissimo. Solomon, non mi presenti i tuoi amici. Ah, che schifo che faccio. Questo è Macall. È uno dei miei compagni di viaggio. Molto piacere, signorina. Andremo a El Turel fra non molto. Appena dici questa cosa,
Beh, allora, buon viaggio. Vedi che si alzano e se ne si spostano. Non me la ricordavo per niente. Bella mossa, io Solomon. Lo so. Già, lo so. Era una battuta la mia. Lo so. Vedete che, mentre parlate, dalla finestra dei corvi si sono appollaiati sulla mensola e battono contro la finestra. Si guardano intorno. Ne stiamo vedendo un po' troppo. Questi corvi cominciano a darmi fastidio. Li ho visti anche fuori quando siamo arrivati qui. Come se ci stiano seguendo in un modo o nell'altro. Dov'è il capellone? Credo sia ancora lì dentro. Ancora. A un certo punto vedete che dalla porta, questa porta qui, fuoriesce una donna. Questa. Jabaz! Jabaz! Il tipo si avvicina. Kirmila, non gridare, ci sono i clienti. Cosa è successo? Senti, non ne posso più, davvero. Ancora quei corvi? Oddio mio. Mi stanno dando parecchio fastidio. Senti, vai fuori e cacciali. Prendi una scopa e cacciali tu. Sono impegnato con i clienti. Jabaz, ti ho già detto che sono... che mi spaventano. Oddio mio. Va bene, vado a cacciarli. Vedete che esce fuori. Poco dietro di lei, vedete... Sandir. Xandir, Xiradan. Xandir. Il personaggio cambia nome ogni 5 minuti. Xandir. Non è vero. Quello di Drone Together. Xiradan. Non so chi lo conosce. Raga, chi allora, lo conosce domanda. Una pizza. Domanda, chi lo conosce Xandir una pizza. Domanda non è vero, Craig. Il guardaroba. Ok. Dove si trova? Qui. Ok. E la distanza è di un metro e mezzo al quadretto? Sì. Ok. Ok, vai. Continua, ti dico cosa faccio ora. Ok. Vedete che Xiradan si sposta qui. E vi fa un cenno con la mano. Cosa c'è? Gli faccio cenno di avvicinarsi. Esco dalla vasca e mi avvicino. Ok. Oi, che succede? Cos'è successo? Mentre voi eravate qui a fare il bagno, io ho trovato qualcosa di interessante. Infilatevi là dentro e tenete per qualche secondo la porta aperta. Cerco di fare qualcosa che potrebbe servire. Quella da dove sono le nostre robe? Già. La porta. Vai, fallo. Va bene, d'accordo. Me ne vado qui. Ok. E ti dico cosa vorrei fare, mi dici se posso. Prendo ovviamente la mia ascia, l'armatura non mi interessa. Ok. Prendo ipoteticamente qualche oggetto, arma che può avere Solomon. Ok. Non hai molto tempo, eh. Tengo una in una mano e una nell'altra. Ok. Guardo l'altra parte della stanza, passo lo sguardo per qualche secondo e dico: oh, mia signora, dammi la velocità. Solo la velocità del corvo impicchiata quando deve afferrare la sua preda. E uso Blessing of the Raven Queen. Che fa sta spell? Che fa, dai. Blinco nell'altra stanza. Ma fai tipo alla Chiara. Bravo. Vedete che a un certo punto, mentre voi siete in questa stanza, poco dopo, quando chiudete gli occhi guardando la stanza in cui c'è Xiradan, appena li riaprite si trova oltre il tavolo dei massaggi dei vostri lì accanto. Lancio l'arma a Solomon. Non vi spiegate di come abbia fatto. Siete ancora lì davanti alla porta? Forza, non abbiamo tempo da perdere. Vabbè. Il mio bastone, porca puttana. Ah, cioè il bastone, vabbè, lo prendo. Non so se io sapevo che mi ha preso la sacchetta dei reagenti. Mi serve bastoni. Più quello. Un bastoni. Guarda che bello sto bastone. Dunque, ragazzi, vedete che c'è un'apertura, voi due qui. Xiradan sembra entrarvici con disinvoltura. Dentro.
Era... Avete scoperto qualcosa? Gli dico sempre con voce molto molto silenziosa. È una tizia mi conosceva. Ma assolutamente no, niente di rilevante. Tu penso abbia scoperto Vedete che delle scale vi portano qua sotto. Buona domanda. Dici, è questo Descent to Avernus? Cioè questa scala qua che ti indico è Avernus? Avernus in realtà è una persona. Non fare domande, perché qua, qui, adesso, sì sì lo so, qui, adesso, inizia effettivamente Descent into Avernus. Davanti a voi, no no, ma sul serio Gabri, non hai detto una, hai detto nella tua stronzata hai detto una cosa giusta. Hai detto sul serio, sul serio. Scusa. Vedrete davanti a voi questo accumulo di putridume. Sembra che sia cambiato completamente il luogo dove voi stessi prima eravate rilassatissimi. Finalmente un posto più accogliente. Vedete che... Beh, insomma. Vedete che le pareti, oltre a essere umide, con la muffa che è stagnante lì, vedete che ci sono dei piccoli buchi sul soffitto che corrispondono a quelli delle vasche. Da sopra fuoriesce dell'acqua, per terra vi è del liquame. Liquame che lì per lì vi dà una piccola instabilità nel camminare. Dunque ragazzi, fate qualche passo avanti. Ora dei piccoli accorgimenti. Nel frattempo, grazie Master Hop, ancora sei un folle Freezer. Cosa? Bits. Grazie. Si sta facendo, si vuole fare la gara con Efesto, secondo me. Efesto. Ora sono a pari. Sì, sì. Dunque ragazzi, piccolo accorgimento. Nel dungeon qui vedrete delle caselle colorate di colore azzurrino. Tutte le caselle di azzurro, in azzurro, che vedrete, sono terreno difficoltoso. Ok. Vi è del muschio e dell'acqua stagnante. Quindi tutti i movimenti lì saranno sotto l'effetto di movimento ridotto. Potete muovervi nel dungeon e liberamente cominciamo questa prima grande discesa. Quindi penso di aver capito forse una cosa. No, ti assicuro, non avevo capito io mentre leggevo l'avventura. Esatto, ti stavo proprio dicendo, credo di aver capito di non aver capito niente. Allora, okay. Mi volto verso di loro. Cerchiamo di mantenere un profilo basso. Ed evitiamo chiacchiere inutili. E guardo Solomon. Ok. Vedete che la stanza non è illuminata se non da alcuni piccoli buchi che fanno entrare la luce da sopra. La stanza però non è illuminata, quindi c'è buio. Ok. E anzi, piano con le scritture. Non so chi è che sta scrivendo. Sì, no, si sente. Imbraccio la mia ascia e mi sporgo dalla parete, dall'angolo. Avete scuro visione? Non mi ricordo, ragazzi. Yes. Chi ha scuro visione? Io, okay. io sono di sì. Io sono mezz'orco, dovrei avere la scuro visione. Dimmi tu. Sì, sì. Io sono ce l'hai, sì, un tipo strano, quindi io ce l'ho perché sono un tipo strano. Strano. Io ho 60 piedi. Sì, 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 Dark Vision 60 piedi. Ok, e invece tu, Gabri, sei mezz'elfo, giusto? Allora, io ce l'ho, però non te lo voglio leggere, potresti fare come vuoi. 60 aspetta. Piedi. Sì, okay, piedi. Ok, tutti quanti avete scuro visione, perfetto. Niente alla torce, grande. Yeah! Che bello, ci risolviamo un sacco di problemi. Niente torce. Sì, hanno tutti scuro visione, ragazzi. Entrate nella stanza. Vi dico subito come si presenta. La stanza ha un terreno completamente bagnato e muschioso. Come ho detto, è terreno difficoltoso. A sinistra un'entrata che porta in un'altra stanza buia. Per i comuni mortali, voi no. Qui vedete un'entrata. Una stanza, con una stanza buia vi è questo piccolo passaggio.
per quanto riguarda l'ambiente, si presenta come vi ho mostrato. Non c'è altro? Creature, no, non c'è altro. No, 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 è vuota. Allora io lentamente raggiungo l'altra parte della stanza. Ok. E poi cammino rasente al muro per arrivare qua. Ok, voi che fate, ragazzi? Lo seguite o... Avanti, Solomon. Sto io dietro. Muovete le vostre pedine, ragazzi. Che schifo. Io switcho sempre chat e cose. Si scivola qui. Arrivo all'angolo e anche qui, messo di spalle, mi volto dietro. Noti qui che c'è una rientranza. Sembra una stanza vuota. Non ci sono né porte né altro. Ho l'impressione che qui possa esserci qualche passaggio, ragazzi. Ma mi sa che dobbiamo continuare, quindi... Sì, ma la stanza che segue sembra chiusa, quindi deve esserci qualche passaggio. Non credo che si creerebbero tutto questo disturbo per creare due stanze vuote. Tieni passaggio segreto. Credo di sì. Posso darci un'occhiata? Certo. Io tengo d'occhio la scala. Ehi, Magal. Sì. Perché non spacchi tutti i muri come potresti fare? Cerchiamo di fare non troppo rumore, Solomon. Magari nei piani più bassi si sentirà meno. Sei un orco strano. No, sono previdente, è diverso. Pensavo che voi foste tutti quelli del... mi arrabbio e io carico. Io non sono come loro. Mettilo bene in testa. Ok, entro borraccia. Nella stanza, faccio una prova di investigare. Ok, devi fare un... sì, un classe difficoltà 13. Pensavo che nella mia vita non avrei mai sentito dire un orco investigare. E invece... E invece è successo. Così. Ma faccio 8. 8. Perché sono ti metterai a guardare intorno, darai dei piccoli tocchi ai muri, ma non trovi nulla. Diamine. Dammi una mano, Solomon. Una mano. Io scoprirò tutto di questa stanza. Ok, pure io investigare. Ok. Classe difficoltà sempre 13. Ok. Ma dov'è indagare? Mentre lui guarda la parete destra, tu ti butti sulla sinistra, dai dei tocchi, poi a un certo punto noti che c'è un mattone che sembra essere vuoto dietro, lo spingi. Davanti a te si apre un passaggio. Vedi? E collega queste due stanze. Se lo spaccavi, facevi prima. Devi seguire la tua natura, figliolo. Sì, Radan, senti un... Sì. Senti un... Mi volto e penso tra me e me. Bene. Torno indietro e vado, li raggiungo. Mentre arrivo lui faccio: tipo, io odio gli elfi, però sono abbastanza furbi e intelligenti e devo sfruttare questa cosa anch'io. Lo guardo male. Ehi. Mentre gli passo accanto. Ok. Faccio: il giorno che non ti sentirò dire fesserie, credo che sarà poco prima di morire. Smetti. Tu le senti come fesserie perché sei uno stupido. Lo guardo e vado avanti. Ok, prego, potete passare. Ok. Tengo la prima linea. Ok. E arrivato all'angolo gli faccio un cenno a Magal di mettersi dall'altra parte e io poi, quando lui raggiunge di là, mi volto verso sinistra. Io verso destra. Noterai questo pezzo di struttura. Un passaggio in pietra davanti a te si estende, in cui giace un corpo morto e ingrassato dall'acqua. Noti subito che il corpo, oltre a essere quasi più bianco della pelle di Solomon, ha un coltello tra le scapole.
piantato come se fosse Excalibur, una spada nella roccia. Dove si trova più o meno? Mi pinghi? Qui. Scusami. Qui. Ok. Evitiamo di toccare qualunque cosa. Mentre nel corridoio di fronte, attenzione il corridoio che ho di fronte, dall'altra parte, questo. Sì. Noto sì. Qualcosa? No. Noti che la tua visione arriva fino a lì. Poi okay. C'è l'angolo. Allora... Lo prendiamo il pugnale. Inizio ad entrare. No! Mi volto malamente verso di lui. Okay. Solomon, salti quasi in aria. Noti il viso che si brucia. A che modi? Come se io ti trattassi male. Ok. Magal, ti avvicini a questo corpo, lo guardi da lontano, sembra che sia quasi incementato, non si muove. Mi sembra una figura umanoide, l'hai detto? Sì, okay. Sembra una figura umanoide, è rigonfio, sai quando i corpi si gonfiano? Sì, sì, sì. Ecco. Chissà da quanto tempo è qui sotto. L'umidità sicuramente non gli ha fatto da buona amica. Facendo qualche altro passo mi volto verso di loro. Riuscite a capire da quanto tempo è morto? Fammi dare un'occhiata. Solomon, medicina, classe difficoltà 10. Ok. Laureato. Solomon lo guardi. Prego, fai tu un'ipotesi. Sicuramente più di qualche ora, no, più di qualche giorno, forse una settimana, non lo so, però se prendi quel pugnale potrei sapertelo dire. Ci accontente. Quindi è recente. Fiorne 10. Non ho capito cosa hai detto. Percezione 10. Chi lo deve fare? Tu, Magal, tu, percezione 10. Ah, ok. Non l'ho sentito perché un attimo ti è partito il microfono. È che già bene. 20. Mentre giri intorno al cadavere, noti che sul petto, qui all'altezza del pettorale, proprio sotto il pettorale, sembra esserci un simbolo. Però non riesci a vederlo bene. Sembra esserci qualcosa lì. Un simbolo. Come tatuato. Mi avvicino allora. Mi raccomando, fai attenzione, Magal. Sì, nessun problema. Io vedo altro qui lungo il corridoio. Tu vedi fino a qua. Noti che in fondo sembra esserci qualche sottospecie di struttura. Aspetto loro comunque. Vuoi voltare il corpo? Sì, sì, sì. Magal? Davanti prendi a te. Il pugnale. Davanti a te non ci sono dubbi. Il pugnale si piega mentre giri il corpo. Non lo rompere. Questo viso completamente andato. Davanti a te un simbolo tatuato. È il simbolo di Baal. Conosco questo simbolo? Sì. È il dio dell'omicidio. Io ho già visto questo simbolo. Ucciso da Sirik durante il periodo dei disordini. Questo è il simbolo di Baal, il dio degli omicidi. Direi che siamo nella strada giusta. Comunque estraggo il pugnale dal... Ok. Dal corpo. Un pugnale a serramanico. È questo che volevi, Solomon? Sì. Prendilo. Grazie. Mi volto verso di loro e con tono leggermente sarcastico gli dico: è bello vedere quando qualcuno... Sono abbastanza sicuro che siano 2 settimane, 2 giorni e 3 ore. E non ascoltate, questa cosa ci farà ammazzare. Ma ragazzi, vi chiedo da player. Dimmi. Avete cosa ve ne pensate di questo corpo? Vi ha suscitato su delle riflessioni o sono un mix fra
il tremendamente curioso, il tremendamente felice e lo spaventato. Ma quello che vi voglio chiedere è, a livello di intuizioni o idee... Allora, secondo me potrebbe essere diverse opzioni. Un ipotetico sacrificio, alla fine stiamo parlando del dio dell'omicidio, quindi anche ammazzare una persona potrebbe essere benissimo un, okay, un qualche obolo di qualche tipo. Oppure potrebbe essere che o è passato qualcuno che in qualche modo prima di noi era sulle tracce del culto, perché la ragazza non è sembrata poi così farsi così tanti problemi a farci entrare, e non penso siamo i primi che fa entrare qua sotto. E poi, oppure potrebbe essere anche una sorta di lotta interna, perché comunque mettere d'accordo tre culti non è una cosa facile. Forse, anche se comunque seguono la stessa strada, forse non siamo i primi, però forse siamo i primi a entrare non facenti parte di questa situazione. Ok. Gabri, hai idee? Secondo me, da player o da personaggio? Da player. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi. Secondo me pure qua si fanno rituali particolari. Il fatto che sia una terma lo rende un posto particolarmente buono per non farsi sgamare. È strano però che noi ci siamo arrivati con così tanta facilità. È come se qualcuno ci voleva far arrivare proprio qui in questo posto. Sì, questo sì. Io la vedo un po' così. È okay. Strano appunto che la tipa ci abbia detto subito... Gli abbia detto subito, gli ha chiesto 3 monete d'oro per questo posto dove c'è un cadavere senza sapere manco chi fossimo. Forse per lei 3 monete d'oro tipo sono una ricchezza esorbitante. Potrebbe anche essere la seguente, ragazzi. Parliamo sempre di creature che comunque hanno una mente malvagia. Potrebbe anche essere: sì, entrate, mi pagano pure 3 monete d'oro là sotto, li ammazzano. Per me questa perché è magari un è una sorta di invito ad andare a morire. Ecco, potrebbe essere una esatto. Sorta di... E l'abbiamo pure pagata, capito? Esatto, bravissimo. Beffa. È proprio questo che stavo tentando di dirti. Ma loro non sanno che invece esploderà tutto. Questo è un trappolone sacrificale enorme. Sì, vedi? Ecco, potrebbe essere... Se non dice Don Killer, secondo me la tizia ha i tentacoli. Ben venga, è una trappola. Ma io sono El Gabbro. Quello là è Solomon White, il mezzelfo velato e pazzo. Quindi lui si sta divertendo in questo momento. Lui è estasiato da sto posto. Ci starebbe tutta la vita. Incuriosito più che altro. Bene. Dunque, e si ragazzi, sente il formicolio sulle mani. Volete continuare? Yes. Assolutamente. Ok, ma domanda, sulla destra, cioè alla destra di Xiradan, diciamo, questa specie di cose qui, detriti, cosa diavolo sono? Vedi che c'è un... vedi che lì il muro ha ceduto. Ah, ok, quindi... Nulla di strano. Ok, e gli dico, beh... Lasciare un morto così sicuramente non è una cosa positiva. Vediamo di capirne di più. Cerco di concentrarmi. Camminerò concentrato per cercare di percepire se potrebbero esserci dei suoni insoliti. Ok. Quindi dimmi tu se e quando dovrò mai fare qualcosa. Nel frattempo, lentamente... Entri in questa voi che fate, lo seguite o restate lì? Avanzo, mi metto sempre avanti solo al limite del corridoio. Entrate. Ah, ok, era così. Okay, lo metto. Entrate. Riuscite a scorgere un'altra sala. Qui, in mezzo a 3 colonne, giace un altare con un grosso teschio appeso a una piccola trave di ferro. È un altare del dio Baal. Notate che sull'altare vi sono dei piccoli ninnoli, ossa e
sembrano facenti parte di una mano, altre ossa rotte, non riuscite bene a definire cosa. Mentre dall'altra parte vedo qualcosa oltre il corridoio, riesci a scorgere un bivio, un piccolo bivio. Rumori ragazzi, mettetevi nella posizione dove siete nella stanza, perché non so cosa farvi vedere. No, io al momento sono lì ancora. Ok, se lui rumori. Sta là, io sono dietro di lui, io non posso entrare. Okay, io a ruota. Va bene. Sento rumori strani. Gli busso così sulla schiena, gli faccio silenzio. Entri. Sì, aspetta. Faccio un passo, mi metto dietro la colonna rapidamente. Devo passare dietro la colonna e poi mi avvicino all'altare per cercare di dare un'occhiata più attenta. Il silenzio più totale. Questi ossicini, queste cose qua, per qualche motivo mi fanno pensare che siano, per ovvi motivi, dei ingredienti barra cose dovute a un... Guardo loro e faccio, una cosa è certa. Siamo sulla giusta strada. Questo è sicuro. Potrebbe anche essere che, vista l'ora, non ci sia nessuno. Esatto. Evitiamo di lasciare ipotetiche tracce. Non tocchiamo niente, allora. Era di questo che parlavo prima, quando parlavo del pugnale, Solomon. Chi se ne frega? Ma sì. Chi se ne frega? È un pugnale, ce ne sono un sacco. Beh, magari era lì perché era una decorazione. Che ne sai tu? Magari passeranno di là e non vedranno il pugnale. Non si uccidono le persone con le decorazioni. Mentre parlate... Va bene. Macal, noti qualcosa? Vedi che gli occhi del teschio iniziano ad illuminarsi. Perfetto. Vi guardano e la bocca inizia a muoversi. Ragazzi, aspettate. Che vuoi? Con l'ascia pronta. C'è qualcosa che non va in quel teschio. Chi vi ha portato qui? Chi vi ha portato qui? Prenderemo le vostre ossa, prenderemo la vostra vita, il vostro sangue, la vostra anima, vi mangeremo vivi! Alzo entrambe le mani. Gli sbadiglio proprio. Tipo noce di cocco, cerco di prenderla al centro. Spaccare il teschio. Sì. Ok. È un Demilich. Sì, sta... Skangax. Sta ciulla. Ok. Devo fare il tiro per colpire qualcosa? Vuoi rompere il teschio? Sì, lo voglio aprire in due. Come... Ok, non serve un tiro per colpire. È fermo. Con, okay. Con cosa... Con come lo colpirai? Con l'ascia, così. Come si taglia la legna. Lo colpirà... Lo colpirai e... Pff, si sfracellerà in mille pezzi. Faccio... Cosa avevamo detto prima? Ha detto che finiremo in pezzi. Io ho dato solo un po' di vantaggio. No. Cosa abbiamo detto prima? Di non lasciare tracce in giro. Beh, lasciare un teschio parlante ti sembrava una soluzione migliore? Beh, magari faceva parte dell'ambiente, che ne sai? Magari faceva parte delle decorazioni. Faccio una risata e faccio... Qui sono, va bene. Lasciamo perdere questo discorso. Se troviamo una cosa che non va bene, vediamo di sistemarla subito. Okay. Vedi qual è il tuo problema? Dici una cosa e poi ti contraddici neanche un minuto dopo. Lo guardo intensamente. E tu adori tutto questo, no? Per chi mi hai preso? E che domanda è? Certo che è così. Ne ero sicuro. Avete finito le chiacchiere? Andiamo avanti. Andate avanti. Notate, vedete che qui si estende un corridoio e qui una piccola stanzetta, o meglio, una rientranza. Qui vi è posto un arazzo, che non vi posso rappresentare, però vi descriverò. Okay. Subito riuscite a vedere questo pezzo di tela. Un arazzo che mostra quattro figure che strappano il viso di una quinta figura che urla a squarciagola. I colori sono raccapriccianti e privi di dita data l'umidità.
delle rampicanti su di esso si distanziano un po'. Ci sono simboli o riferimenti di qualche tipo religioso? No, niente di niente. Sono solo delle rampicanti. Con l'estremità dell'ascia lo scosto leggermente per vedere se dietro il muro magari c'è qualcosa. Appena scosti queste piante, dai loro boccioli si aprono di colpo. Quindi aspetta, tu sei qui? Era l'arazzo che io volevo spostare, però ok. Ma le rampicanti sono sull'arazzo. Sì, proprio come ti ho detto, allungo l'ascia e lo scosto così per vedere se dietro il muro. Ma muovendo l'arazzo si reagiscono. Si reagiscono, sì. Chi c'è insieme a lui? Ragazzi, mettetevi sulla griglia, vi prego. Io sono praticamente dietro. La portata che possa avere questa cosa, io mi metto lì. Io sono praticamente dietro di lui. Gli faccio la guardia da dietro per sentire se non arriva qualcuno. Un po' il teschio mi ha inquietato. Tutti e due, Xiradan, tiro salvezza su costituzione, classe difficoltà 12. Dai, non c'ho manco la proficiency. Fanculo. Ma come? C'ho più 4, va a cagare. Ho fatto 5. 12. Ok. Perché tu sei un elfo. Sei un elfo. Allora, tu subisci chi non l'ha superato subisce un danno. Fortunatamente. Se lo superavo mi curavo. Tu, Magal, non subisci nessun danno. Ok. Queste cose fanno una specie di polverina giallastra che Che diamine era? Non ne ho idea. Dietro la razza non c'è niente. Che vi è preso? Niente, queste piante si sono arrabbiate. Che avete fatto? Niente, semplicemente erbacce. Vediamo di darcene mossa. Mentre ci passo accanto le guardo con aria tipo stranita. Piante che fanno male, mai sentite. Allora vi muovete, andate avanti e giungete. Passa avanti, Solomon. Grazie. In questa stanza. Prima di entrare nella stanza mi fermo al limite. Riesci a vedere benissimo quello che c'è. Le scale salgono o scendono? C'erano delle scale? Salgono. Ok. Notate delle particolari figure che vi inquietano. Questa stanza presenta tre porte. La prima porta rappresenta un'immagine raccapricciante ed è la porta a nord, questa qui. La prima porta. Un uomo sembra con la testa di teschio. Sembra che le sue mani siano come coltelli affilati. La sua pelliccia nera è come sospinta da un nefando vento. Sotto vi è un'iscrizione con scritto il dio dell'uccisione. La seconda porta, questa davanti a questa qui, quella ad est, mostra un essere grande e grosso in armatura completa, con la testa di un teschio anch'egli, la sua mano più abbassata si tinge di un nero ossidiana. Sotto vi è il dio tiranno. L'ultima porta è quella che più vi raccapriccia ed è questa, una porta con un teschio incappucciato che regge la testa di una donna con gli occhi spalancati e il viso vuoto con scritto
il dio dei morti. Guardandole tutte e tre in un silenzio tombale, vi mettono quasi i brividi. Cosa significa questo? Fanno paura anche a me. Cosa significa? Evitiamo di mettere piede dentro la stanza fino a che non siamo sicuri che magari... Master, ho una domanda. Dici, c'è qualche vocina in testa che mi suggerisce quale porta potrei prendere? No, Gabri, non c'è Amadeus che ti dice vuoi la 1, la 2 o la 3? No, dai, veramente. No. Anzi, grazie per averlo... aver specificato. È un po' che non senti voci. C'è qualcosa di strano. Beh, sei un comune cittadino. Non so quale porta prendere. Lo guardo male, io faccio credo che nessuno di noi tre... No, dove no, lì? Questo è un problema. Non posso decidere. Fallo stare calmo, Macal. Vediamo se ci sono per caso dei trabocchi. Solomon. Sì. Che succede? Di che parli? Cerco di vedere se potrebbero esserci dei marchingegni o dei meccanismi che potrebbero celare trappole o simili. Ok, entrate nella stanza dunque? Sì, ma faccio questa cosa io. Poi devo dire altre cose. Amberday? Ok. Entrate. Ma prima Xiranon però. Nella stanza. Prego, smistatevi nella stanza, ragazzi. Io non trovo nulla, non vedo niente di insolito. Devi farmi un tiro su percezione. Investigare o percezione? In percezione. 18. Nella stanza, controllando sopra, sotto, se ci sono fili di qualunque genere, non trovi niente. Sembra pulita. Faccio beh, credo che queste porte rappresentino i tre morti, no? Sicuramente. Questo con l'armatura credo che sia Bal. Gli dico. No. Mentre questo dovrebbe essere Bane, quello in armatura. Quello in armatura ha ragione Macalle, Bane. Ok. Allora il primo teoricamente dovrebbe essere Bal. Quello è Bane. Bane e quello è Mirkul. Mirkul. Kira Yoshikage. Cioè, no. Se la donna si no. Non ha le mani quelle so. Sempre parti. Faccio ok. Quello che non riesco a capire è, prima di tutto, perché abbiamo trovato due riferimenti a Bal venendo qui e niente nessun riferimento riferito agli altri. E adesso queste tre porte. Lumis in Umbra infatti specifica: nella quinta edizione Baal è risorto, Mirkul invece galleggia nel piano astrale. Quindi ragazzi, Baal in questa edizione sì, è risorto dopo che è stato ucciso da Sirik. Grazie, okay. Lumis in Umbra. La luce mi avvicino nel buio. Mi avvicino verso la prima stanza cercando di tendere l'orecchio. Quale? Quella là a sinistra, dove ci sarebbe... Quella a nord. Quella a nord, sì. Ok, ti avvicini, non senti nessun rumore. Faccio la stessa cosa per l'altra porta. Mi sto appoggiato a una parete io così, a guardare tipo sotto, afflitto. Ok. Silenzio anche da qui. Ultima porta. Silenzio anche da qui. Hanno maniglie queste porte? Sì. Hanno dei grossi, dei maniglioni in ferro. Quanto Magal? Perché tre porte diverse? Dove dovrebbero portare? Questo non lo so. Che sia... Magari ogni porta conduce ad un destino differente. Magari ogni porta è destinata al culto diverso. Già. Piuttosto che riunirsi nella stessa stanza. No? Piuttosto che riunirsi nella stessa stanza. Lo fanno in zone separate. Ma cosa suggerisci di fare? Ma non capisco.
Non capisco. Se questi sopra di voi, sopra di voi c'è un piccolo buco da cui filtra luce. E sul tetto? Ci sono cose tipo, disegni sul tetto. Quanto è alto il tetto? Alto è, potrebbe essere un circa 3,5 metri, però vedi che va a stringersi a cono e da sopra c'è un buchetto da cui entra la luce. Non lo so. Quello che mi chiedo è il rapporto che c'è fra questi tre. Non capisco se sono in combutta insieme o l'uno contro l'altro, ma chissà quale scopo. Secondo me stanno architettando qualcosa tutti e tre. Sì, non avrebbe motivo questa vicinanza così estrema di tre culti simili ma non uguali. Solomon. Sì, nella mia testa questo. Sei non ce la fai a stare senza di me, vero Solomon? No. Qual è la porta? Ti prego, chiedimelo con gentilezza, Solomon. Sai quali sono le buone maniere? Grande spirito che alberga in me, te lo chiedo cortesemente e con umiltà. Qual è la porta che dovremmo prendere? Grazie in anticipo per la tua risposta. Mio caro Solomon. Sì. Mi servi così. Sei così devoto, Solomon. Anche tu mi servi. Ti voglio bene. Sì. Io ti odio, Solomon. Grazie. Non dimenticarlo. Grazie. Vuoi che io ti aiuti, Solomon? Sì. Il tuo volto è ancora libero da alcuni tagli. È vero. La tua guancia destra. Dai, prendila. Prendila, ti prego. Le tue mani iniziano a muoversi da sole. Posso usare il pugnale che ho trovato prima? Devi, Solomon. Sì, lo faccio subito. Vedete che Solomon prende il pugnale e lo guarda. Ok. Solomon. So quello che faccio, tranquillo. Un taglio si aggiunge alle righe sul viso di Solomon. Così, Solomon. Grazie per questo dolore. Continuo a odiarmi. Un sentimento così puro come l'odio è fantastico per me. Ma lo sentiamo anche dire queste parole oppure le dici in testa? Sì, no, la sua testa. Io guardo Makal. Non fare domande, Xiradan. Tranquilli, sì. Non vi preoccupate. Ascoltami. Sì. Se il sapere è il tuo obiettivo, verso il sud, guarda. Il sapere. Il sole. Sì. Vuoi raggiungere verso est, dirigiti. È lo spirito che gli dice: Solomon, dove hai parcheggiato la macchina? Dove hai parcheggiato il carro? Dammi le chiavi del cavallo. Dammi le chiavi del cavallo. Dove hai messo le chiavi del cavallo Solomon? Scusate. No, figurati, stai tranquillo. Una comunque dico il nome live. Dove hai messo le chiavi del cavallo? Sì, bro. Dunque, ragazzi, dice: se invece nell'oscurità vuoi porre il tuo occhio, vai a nord. Ah,
Timing perfetto. L'oscurità, l'oscurità, l'oscurità. Cosa voglio io? Sento la mia voce normale in testa. Cosa voglio io? Il sole? Nah, non mi serve il sole. L'oscurità? Quella è una bella idea, però il sapere... Perché è così? Perché è così? Sì, devo sapere. A sud. Dobbiamo andare... La porta a sud. Dove prendi questa certezza, Solomon? Fidati di me. Dalla stessa persona che si è appena recisa la guancia? Tu... Già, da dove prendi il tuo potere? Prego. Grazie mille. Sai... Possiamo fidarci, stregoni, Solomon. Stregoni, druidi, bardi, chierici... Tutti hanno il loro qualcuno. Io ho i miei mezzi. E funzionano bene. Hanno sempre funzionato bene. Nel frattempo nella mia testa. Grazie. Grazie, non sanno quello che si perdono. Grazie. Nessuna risposta. Andiamo a sud. Mentre state aprendo la porta, la vostra mano sta per agguantare il maniglione. Sopra le vostre teste dal piccolo buco sopra il vostro sopra la vostra testa dei corvi, tre corvi cercano di infilare il becco uno alla volta all'interno di quel piccolo buco da cui filtra quel poco di luce. Non avete idea di dove, da dove vengano, ma sembra quasi che vi stiano seguendo. Nella prossima sessione andremo avanti. E qui si conclude. Figo. Piaciuta? Sì, questa sì, questa è ancora... Ora si fa interessante. È ancora, ragazzi... Tante domande ancora, comunque. Tante domande, e ci sono delle cose veramente fighe, ragazzi. Ecco, questa campagna ha molto intro. Una cosa che ho notato, ha molto intro. Borraccia, spostaci sul talk. Già fatto. Cioè, l'ha già fatto. Ah, perfetto. Ma non glielo devi manco dire. Metti una musichetta. Ah, vabbè... E attento. Sì, ma guarda, devo farti i miei complimenti. Stasera stavo guardando. Stasera sei stato bravissimo. Sì, ho visto molta regia. Bravissimo. Io. Manco Cecchi Gori. Cioè, sul serio, bravissimo. L'Oscar non me l'hanno dato per niente. L'Oscar poi te lo daranno. Guarda, te lo prometto. Dunque, ragazzi. Dietro la testa. Dunque, ragazzi. Allora, intanto la chat. Ragazzi, stasera vi ho visto belli attivi. Guardate, mi fa tanto, tanto, tanto piacere. Ora vorrei sapere che cosa ne pensate voi tre fino a qui. Donk, e lo chiedo anche alla chat. Donk Killer fino a mo Evil è più presente di quello che sente. È vero. Beh, il suo porca spirito, puttana, il suo spirito aleggia sempre. Voi ci scherzate, ragazzi? Vero. Cioè, Evil è presente anche qui, cioè allucinante, anche da assente. Vero, vero, vero. Ragazzi, cosa poi, ne penso? Vorrei sapere cosa ne pensate dell'avventura fino ad ora. Abbiamo fatto solamente una grande parte di intro. Vorrei saperne anche dalla chat, ragazzi. Ma questo vuol dire che durerà un sacco questa campagna. Sono 10 sessioni. Oh, che bello, come Waterdeep. Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Allora. Io la vedo molto, molto portata sul lato, questa prima parte almeno. Sull'investigazione, il cercare di capire più su questo culto, però ancora non so in che modo possa essere collegata, se sarà collegata con la sparizione di Enterea, come che si chiama quella città? Elturel. Io penso che dalle tue reazioni e da quello che dici molte volte
Io credo che tutto quello che stiamo vedendo non è assolutamente quello che sembra, punto numero uno, e me lo dimostra sia l'introduzione dell'avventura in generale, perché appunto sembra che voglia andare in una direzione, invece stiamo andando in un'altra. Allora ragazzi, io vi posso dire una cosa, io ho letto l'avventura, ci ho messo un po' a leggerla, perché appunto mi sono trovato a leggere un'avventura che ho capito effettivamente perché si chiami Descent into Avernus dopo un bel po'. Cioè, io non la sto leggendo in digitale, ma io credo che, cioè, porca puttana, quindi c'è il passaggio all'interno dell'avventura dove c'è scritto Descent into Avernus. Sì, c'è, quindi nel senso, c'è il titolo nell'avventura. È inutile nasconderlo, perché dico, dalla copertina si vede, c'entra l'inferno, c'entrano i nove inferi e tutto il resto. Però come sono presentati giocando l'intro, ecco, ora in questi ragazzi, esatto, avete giocato due sessioni. Sì, ma si è parlato di diavoli? No, assolutamente. È giusto così. Si sta parlando infatti invece io penso che è giusto così, nel senso che stiamo parlando, sì, comunque di tre culti oscuri, e sgamarli subito sarebbe stupido. Notte Master. Perché sono Notte delle Master. Cose Notte. Sono delle cose che devono rimanere nascoste. Devono rimanere nascoste e di conseguenza si nascondono bene. Quindi prima di venire a capo di quello che effettivamente potrebbe esserci, secondo me ne passerà ancora un po'. Miki dice: secondo me questi tre culti sono alleati in un qualcosa, anche se sembra che siano in combutta tra loro. Quindi dice che tra questi tre culti, anche se sono presentati come i culti li avete comunque combattuti assieme. Sì, sono simili per storia anche. Questi tre tizi, tre moschettieri erano. ma chissà, magari c'è qualche intrallazzo strano proprio a livello di conoscenze di queste tre divinità. Magari, che ne so, potrebbe esserci una dama in mezzo. Magari, ecco, l'amavano tutti e tre. Proprio mentre stai dicendo tu questa cosa, Lumis in Umbra dice: per me un'eminenza oscura usa i tre culti come paravento per i suoi piani. Ah, questa potrebbe essere pure una bella teoria. Potrebbe anche essere che tutti e tre fingono di essere alleati perché ambiscono alla stessa cosa, ma finirà a tradimenti, ovviamente. Poi per il resto ti devo dire grazie in generale, perché secondo me sarà una cosa toga. Io vi assicuro una cosa, e hanno voluto usare molto su questa avventura per quanto riguarda la seconda parte, e noi entreremo nei primi passi della seconda parte. Però la cosa più bella, raga, la cosa più bella di questo manuale è che ho scoperto cose degli inferi che aggiungono delle chicche di gameplay, ragazzi, vi giuro, delle feature, delle feature e delle meccaniche da proporre ai giocatori, agli avventurieri che fanno Descent into Avernus, che sono bellissime. Cioè, ma chissà cosa, avete idea? A questo punto sono curioso. Le navi che navigano sul fuoco? Ma forse no, solo questo? No, ma si è detto proprio meccanica. Guarda, io ti dico una cosa. Ecco, Lumis in Umbra, i contratti infernali, per esempio, ci sono dei paragrafi. Come contratti infernali? Quindi c'è veramente il governo infernale? Clippatelo per Anvil, vi dobbiamo raccontare una storia, anche se non è un talk. Ragazzi, allora, no, aspetta, non lo possiamo fare. Aspetta, no, lo faremo nel talk. Lo faremo nel talk. La scelta della porta, si poteva scegliere la divisione del gruppo. Tutte e tre le porte possono essere aperte, quindi sì. Cioè... Ma come insegnano i film horror, ci si deve dividere sempre, perché se no non sarebbe un film horror e non morirebbero tutti. Secondo me invece l'unica cosa che non riesco a capire, ma per me ha una certa importanza, io la vedo come una cosa positiva, è il continuo seguirci dei corvi. Cioè, io la vedo come se qualcuno, secondo me è Strand, ci sta sfruttando. Secondo me ci sta sfruttando qualcuno, ma in qualche modo vuole tenerci d'occhio. Secondo me, poi può essere una scusata. È il tipo della guardia, perché ha soltanto un occhio. I corvi sono il segno di Odino.
Quindi il tipo è Odino. In realtà stiamo giocando a Giorni di Ragnarok. È Giorni di Ragnarok. Ragazzi, no. Giorni in Tavernus. Giorni in Tavernus, minchia. Il Master Tax dice: il governo infernale vi propone un patto. Avete il trono del mondo, ma ogni giorno fare una scoreggia potente come un terremoto. Che fate? Accetto. Ok. Accetto. Per me è solo un... io vedo solo buff qui. Sì, appunto, non c'è nulla di negativo. Dunque, ragazzi, noi siamo in chiusura. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Guardate, grazie per i beat. Vi dico la verità. Sono stato talmente tanto impegnato a dedicarmi a tra campagne, grafiche, video, che è uscito Char, che non so esattamente cosa siano questi beat. No, piccole donazioni. Piccole donazioni. Ah. Del tipo? Nel senso, piuttosto che effettuare una donazione vera e propria, la gente può acquistare questi bit, questi pacchetti di bit. Ok. Che ne so, 100 costano circa 2 euro. Tu li acquisti, ce li hai come cassa e dici: ok, a questo qua gli do 50 bit, a quello gliene do 20, a quello gliene do poi 30, capito? Spalmi la tua donazione su più utenti. Esatto. Ah, ho capito. Ah, una figata, bello, dai. Sì, sì. Oppure ci sono gli, per fare la stessa cosa, ci sono gli sticker in basso che si middano qua direttamente sullo stream. Si middano, in orchesco italiano orchesco middano sarebbe, si attaccano, ecco. No, Donk, non c'è la morale, c'è la dialettica. C'è la dialettica. Queste sessioni è una cosa nuova, temporanea. Allora, allora, Master Tax, ma quando la luminescenza del cristallo muori, poi ci sarà lo speciale sugli Illidid come avete scritto in chat? El Gabbro, sei uno dei rappresentanti. Lo speciale degli Illidid ovviamente ci sarà, però sicuramente non sarà ora. Se volete informazione sul bestiario, su quello che dobbiamo fare, innanzitutto tratteremo per bene le varie categorie di mostri. Poi ogni categoria avrà anche i suoi speciali. E poi ci sarà pure un video chicchette, che sono cose che magari abbiamo saltato perché o non le sapevamo o non aveva senso includerle o tipo parlarne era inutile. Ma faremo pure i video chicchetta, cioè nel senso tipo top 200 cose che non sapevi di D&D. Top 200. Perché le top servono. Poi sì, faremo anche top boss. Ragazzi, a proposito di top. Noi vi ringraziamo perché il canale YouTube sta crescendo in un modo assurdo grazie a voi. Sta esplodendo. Siamo quasi a 10.000 iscritti. Borraccia oggi ha ricevuto la prima maglietta, abbiamo fatto la prima stampa. Borraccia, non ce l'hai lì, vero? No, scendo un attimo e la prendo. Ok. Esatto, Donk. Dopo 10 poi si chiedono i like e si fa una nuova stampa. Esattamente così. Per il resto, ragazzi, Char sul canale. Abbiamo, come detto all'inizio, grazie ancora per i microfoni, perché adesso avremo una qualità video allucinante. Una qualità audio allucinante. Avremo tutti i video con la stessa voce. Sì, ma Borraccia è andato a prendere la maglietta, che oggi abbiamo ricevuto la prima copia della maglietta. Eccola qua, Borraccia. C'è l'unboxing. Allora, siete, l'unboxing. Siete pronti per l'unboxing? L'unboxing della maglietta. Eccola. Vai, falla vedere. Ma tu dici... Eccola. Regà, guarda, che figa. Io me la prendo. Quelli io sono i tarocchi a tipo Giorgio. Il tarocco di i tarocchi da son. Bella, veramente figa. Sì, veramente figa. È venuta veramente bella. Intanto abbiamo preso una misura, pensavamo L fosse una misura appropriata, invece abbiamo scoperto che è una L americana, quindi tre taglie più avanti, di base tre taglie più avanti. No, vedi, hai sbagliato, perché per esempio io e te in America penso siamo delle S. Io e te in America saremmo tipo i negozi XS, S, tipo... Io e te in America siamo anoressici, ma direi. Siamo così, infatti. Bene, ragazzi, detto questo, siamo in chiusura. Lascio a Morgan la dialettica per questa sessione. E niente, prego Morgan. Così datemi, vediamo. Il tema sul quale devo verde. Allora, la dialettica si deve quale decidere?
anzi, cosa dire alla lei che ama l'acqua, però è straniera. E ti sta facendo un massaggio. Alla lei straniera. Alla lei straniera. Cosa dire alla lei straniera che ama l'acqua? Ovviamente, ovviamente ricorda di mantenere una certa decenza. Ovviamente. Grazie. La dialetta, comunque, per avvicini... chi non lo sapesse, per chi non lo sapesse, appunto, ecco, la morale. La morale è qualcosa che ti spiega che cosa fare e che cosa non fare. La dialettica ti spiega come comportarti in situazioni, per esempio con il gentil sesso. Ok, e allora una frase che non funzionerà mai con una straniera in circostanze di riferimento all'acqua potrebbe essere: avrei giurato che quest'acqua era naturale, ma nel momento in cui mi sono avvicinato a te è diventata effervescente. Ma come cazzo ti vengono in mente? Regà, tutte queste cose. Ma che cacchio di tema mi avete dato? La straniera con l'acqua. È stata perfetta, è stata perfetta. Ho capito, papà, ma che cacchio di tema è? Regà, tutte queste frasi, tutti questi suggerimenti, memorizzati, scriveteli su un foglio di carta. Riveteli, ragazzi, prima o poi ce l'hai il libro. Poi vi serviranno, nella vita vi serviranno. Vai, The dialogue. The dialogue. Basta. Chiudiamo, ha ragione Master Taxi, diamo il sipario, per favore. Ragazzi, buonanotte, grazie per averci seguito. Buonanotte. Ci vediamo settimana prossima. No, ci vediamo domenica con la prossima. Domenica, con la settimana prossima. Il Pinto Avernus. No, come domenica? Domenica. Ho la live con voi. Vaffanculo, buonanotte, ragazzi. Buonanotte, signori. Buonanotte.